lezione di oggi continueremo ciò che abbiamo già iniziato la scorsa lezione. Quindi, velocemente, la scorsa lezione abbiamo fatto i richiami sullo scambio termico conduttivo, legge di Fourier, equazione generale della conduzione, che ricordiamo può essere scritta in forma vettoriale in questo modo: K laplaciano di T più il termine di generazione. Abbiamo già detto che questo termine è comunemente, ma in maniera incorretta, scorretta, chiamato termine di generazione, perché voi sapete che l'energia non si genera e non si distrugge, però questo termine viene in considerazione in realtà una trasformazione di forme di energia, quali potrebbero essere l'energia elettrica, come abbiamo detto la volta scorsa, in energia termica, ad esempio per effetto Joule. Allora, questi fenomeni elettrici, chimici, eccetera, vanno a finire dentro a questo termine, che viene chiamato per questo motivo termine di generazione. Theta è il tempo, questa è un'equazione differenziale che va risolta ovviamente abbinata a una condizione iniziale e condizioni a contorno, che abbiamo visto possono essere del primo, del secondo, del terzo. Ora, vista l'equazione, abbiamo semplificato la nostra trattazione facendo riferimento al caso monodimensionale, e abbiamo visto che in effetti molti problemi possono essere ricondotti al caso monodimensionale in coordinate rettangolari, cilindriche o sferiche. Abbiamo visto che forma l'equazione assume. Dopodiché, la volta scorsa abbiamo iniziato a parlare dello scambio termico conduttivo in regime transitorio, e nella lezione di oggi termineremo appunto questa parte. Ora, per collocare correttamente la lezione, vi ricordo che la volta scorsa abbiamo fatto dei ragionamenti che sono basati sulla nostra esperienza e, diciamo così, sono dei ragionamenti intuitivi che ci hanno portato ad osservare che in effetti diversi corpi di diversa forma e di diverso materiale, a parità di condizioni al contorno, possono avere comportamenti nel transitorio molto differenti. In particolare abbiamo osservato che per alcuni corpi, per esempio dotati di una bassa conducibilità termica o di elevate dimensioni, grandi dimensioni, durante il transitorio l'esperienza ci insegna che c'è una differenza di temperatura importante tra i diversi punti spaziali del corpo stesso, okay? Un esempio lampante può essere quello di un materiale isolante abbastanza spesso, che per esempio viene utilizzato per evitare più possibile dispersioni di un forno. Dal lato caldo questo materiale si troverà a una temperatura molto elevata, dal lato freddo magari noi siamo in grado di mettere la mano su questo materiale, sicuramente magari non sarà a temperatura ambiente, ma sarà una temperatura tale che da permetterci di tenere la mano sul materiale stesso. Questo cosa significa? Significa che all'interno di questo materiale, tra un lato e l'altro, c'è una differenza di temperatura notevole. Quindi nel transitorio ci aspettiamo che per un materiale di questo tipo, quindi molto isolante e con uno spessore significativo, sicuramente ci sarà un campo di temperatura che dipenderà non solo dal tempo ma anche dallo spazio. Al contrario, materiali che hanno un'elevata conducibilità, sappiamo intuitivamente che tendono ad uniformare la propria temperatura molto velocemente, e nel fare questo sono agevolati se la loro dimensione caratteristica è piccola. Per esempio, se prendiamo un foglio di materiale metallico, non solo questo materiale è fortemente conduttivo, ma lo spessore è molto piccolo, quindi istante per istante, se voglio seguire un transitorio, sicuramente osserverò delle differenze di temperatura nel materiale molto molto piccole, tali da poter essere trascurate.
E allora il discorso che abbiamo fatto ci porta a distinguere tra due casi: un caso in cui nello studio transitorio devo tener conto delle variazioni e nello spazio e nel tempo del campo di temperatura, quindi temperatura funzione dello spazio e del tempo, nell'altro caso il campo di temperatura è funzione solo del tempo, non più dello spazio, quindi istante per istante il corpo analizzato è isotermo istante per istante. Ora ci serve un criterio per poter stabilire quando mi trovo nel primo caso o quando mi trovo nel secondo caso, perché dal punto di vista pratico è molto diverso, abbiamo detto, trovarsi nel primo caso o nel secondo caso. Nel primo caso dovrò risolvere in generale l'equazione generale della conduzione, con o senza termine sorgente, ma comunque dovrò risolvere un'equazione differenziale che magari potrà essere semplificata ritenendo che il problema possa essere schematizzato come monodimensionale, ma comunque presenta tutte le difficoltà legate alla risoluzione di un'equazione differenziale. Nel secondo caso, invece, si può impostare un bilancio di energia e arrivare alla legge di variazione della temperatura in funzione del tempo in maniera molto più semplice. Quindi ingegneristicamente, la volta scorsa abbiamo detto che se io affrontassi il problema risolvendo sempre l'equazione generale della conduzione, sicuramente questa cosa qui non è sbagliata, però magari mi troverei a fare uno sforzo eccessivo lì dove magari un modello più semplificato mi permetterebbe di ottenere la stessa soluzione con un errore molto piccolo. Molto piccolo significa ingegneristicamente trascurabile. Detto questo, quindi, il focus della lezione finale, la parte finale della lezione scorsa, era: qual è questo criterio? Per rispondere a questa domanda, la strada è la dimensionalizzazione dell'equazione generale della conduzione, no? Ricordate? Questo per darvi ovviamente un filo da seguire. Parliamo quindi del caso di un corpo immerso in un fluido, per semplicità, immaginiamo un corpo caldo immerso in un fluido freddo e nel momento in cui lo immergo in questo fluido inizia il suo transitorio. Questo corpo può essere, volendo schematizzare il problema come monodimensionale, una lastra di larghezza indefinita, un cilindro di lunghezza indefinita o una sfera, e quindi l'equazione diventa monodimensionale in coordinate rispettivamente rettangolari, cilindriche e sferiche. Ora, considerando il caso di una lastra di spessore 2L immersa in un fluido, qui c'è un fluido, si trova la temperatura T infinita con un coefficiente di scambio medio H segnato. Abbiamo detto che, data la simmetria geometrica e delle condizioni al contorno, questo problema può essere studiato in questo modo. Quindi, dividendo di fatto il dominio a metà e ponendo una condizione di adiabaticità sull'asse di simmetria, evidentemente, e la condizione al contorno del terzo tipo sulla destra, come abbiamo visto la volta scorsa. Quindi il problema, formulato in modo dimensionale, diventa K derivata seconda della temperatura rispetto ad X, l'unica variabile spaziale da cui la temperatura dipende, più il termine di generazione uguale a C dt su dt.
ovviamente abbiamo bisogno di una condizione iniziale T x0 uguale temperatura iniziale, che chiamo T con I, e questo è vero su tutto il dominio, ovvero per x compreso tra 0 ed L. Condizione al contorno del secondo tipo a sinistra, dt valutato in 0, θ su dx uguale a 0, questo è vero per θ uguale a 0, mentre sulla destra condizione al contorno del terzo tipo, quindi meno k dt lθ su dx uguale a h segnato dlθ meno t infinito, e anche questo perfetto, maggioranza. Quindi questo è il problema, equazione e condizione al contorno da risolvere. In questo caso, risolto il problema, il campo di temperatura che troverò dipenderà ovviamente dallo spazio, dal tempo, dal termine di generazione, dalle proprietà ρ, C e K, ma anche da T infinito e H segnato. Quindi dipenderà da un notevole numero di grandezze. Va bene? Attraverso la tecnica della dimensionalizzazione siamo in grado di ridurre il numero di variabili da cui la soluzione dipende in maniera significativa, quindi semplificando dal punto di vista, diciamo così, formale il problema, e la soluzione ottenuta sarà valida per una famiglia di problemi analoghi, come abbiamo detto la volta scorsa. Che cosa significa adimensionalizzare questo problema? Aspetto un minuto, vi do il tempo di scrivere. Se vado troppo veloce, fermatemi, non c'è problema, qualsiasi domanda potete fermarmi quando volete. Però questa cosa qui l'abbiamo già fatta in realtà la volta scorsa, quindi è una ripetizione. Lo cancello sulla sinistra nel frattempo. Allora, adimensionalizzare significa utilizzare delle variabili adimensionali che indichiamo con l'asterisco in apice. Quindi x, per esempio, stabile, che è la x adimensionale, sarà ottenuta dividendo la x per una grandezza di riferimento arbitraria. La stessa cosa θ, il tempo adimensionalizzato sarà pari a θ su θ0, mentre la temperatura adimensionalizzata sarà pari a T meno T infinito, quindi riferita alla temperatura T infinito, diviso una differenza di temperatura arbitraria che chiamiamo delta T con 0. Si tratta a questo punto di riscrivere l'equazione utilizzando le variabili adimensionali. Chiaramente, inutile dirlo, sono adimensionali perché date dal rapporto di due grandezze dimensionalmente omogenee. Questo mi sembra ovvio. E abbiamo visto la volta scorsa che non rifacciamo i passaggi perché è una questione di tempo, ma dt su dx può essere riscritto come delta t0 su x0 dt star su dx star. Ricordate? La derivata seconda invece può essere scritta come delta t0 su x0 quadro derivata seconda di t star su dx star, e infine la derivata temporale dt su dθ è pari a delta t0 su θ0 dt star su dθ0. Ebbene, sostituendo queste espressioni all'interno dell'equazione di partenza otteniamo K
delta t0 su x0 al quadrato derivata seconda di t star di x star più il termine di generazione è uguale a rho c delta t0 beta 0 di t star su beta star. Ora vi faccio osservare che confrontando a questo punto le due equazioni, dal punto di vista delle unità di misura, i termini delle due equazioni presentano la stessa unità di misura, perché nell'equazione che abbiamo appena scritto il termine adimensionale è questo qui, vedete? Ma l'intero pezzo k delta t0 su x0 quadro per la derivata dimensionale di t di x, derivata seconda, ha l'unità di misura data da k per una differenza di temperatura su una lunghezza al quadrato. K è la conducibilità, watt su metro Kelvin, ok? Per Kelvin su metro quadro sostanzialmente. Quindi questa equazione non è ancora adimensionale. Per renderla dimensionale è sufficiente moltiplicare tutti i termini per x0 quadro, dividere per k e per delta t0, in modo che questo primo termine diventa effettivamente adimensionale, e dal momento che tutti i termini di un'equazione, se scritta correttamente, apro e chiudo parentesi, presentano la stessa unità di misura, con questo vorrei dire che anche gli altri termini saranno adimensionali. Giusto? Ora, procedendo in questo modo, il problema dimensionale diventa derivata seconda di t star di x star più il termine di generazione moltiplicato x0 al quadrato e diviso k delta t0 uguale rho c x0 quadro diviso k delta 0 per vt star di beta 0. Questa equazione è adimensionale. Ovviamente, oltre all'equazione, dobbiamo adimensionalizzare anche condizione iniziale e condizione attuale. La condizione iniziale diventa t star in x star 0 uguale t, infinito, t iniziale meno t infinito diviso delta t0, semplicemente sostituendo t iniziale all'interno di questa espressione qui. La condizione al contorno del secondo tipo omogenea, ovvero la condizione di adiabaticità, voi l'avete sul quaderno, l'ho cancellata, è direttamente ottenibile da questa espressione qui, vedete, ed è derivata di t star valutata in 0 beta star rispetto ad x star uguale a 0, e questo per beta star maggiore di 0. La condizione al contorno del terzo tipo, o condizione al contorno mista o di Robin, come abbiamo detto la volta scorsa, sul lato destro del dominio, quindi in x pari ad L o x star pari, poi vedrete, a 1, è pari a dt star meno k dt star in 1 delta star. Allora, scrivo direttamente 1
in realtà non l'ho ancora detto, ma ovviamente la scelta delle grandezze di riferimento è arbitraria e in ogni caso va fatta prendendo appunto come grandezze di riferimento delle quantità significative nell'ambito del problema oppure quantità che semplificano la scrittura dell'equazione. Per quanto riguarda x star, la x0 che viene presa come grandezza di riferimento è la grandezza caratteristica del problema, la dimensione caratteristica del problema, scusatemi, che in questo caso è lo spessore L. Allora, per evitare, visto che lo spazio è poco sulla lavagna, di scrivere prima conservando x0 e poi riscrivere di nuovo in corrispondenza di L x star pari a 1, scrivo direttamente assumendo che x0 sia pari ad L, capite? Per salvare un po' di spazio sulla lavagna. Questo significa che meno k di x star su dx star qui è valutata in x star pari a 1, capite? È uguale, e ovviamente qui va moltiplicato per delta t0 su x0 uguale a h segnato che moltiplica t l teta meno infinito. Ok, allora questo è il nostro problema scritto in forma adimensionale. A questo punto, a meno di questa scrittura qui, che potrei, siccome vedo che le vostre facce sono, come dire, titubanti, vi guardo e vi vedo con un volto, diciamo così, interrogativo, allora facciamo così, riscrivo L su x0, va bene? Così non vi creo problemi. Allora, questa scrittura qui è la scrittura del problema, la formulazione del problema adimensionalizzato. Quello che rimane ancora da fare è la scelta delle grandezze di riferimento, che vi ho detto un minuto fa, viene fatta con un certo criterio. È vero che sono completamente arbitrarie, ma ovviamente sceglierle con un certo criterio significa, come dire, ottenere una formulazione anche più comoda per noi. Allora, per quanto riguarda la lunghezza di riferimento, abbiamo già detto che viene presa la dimensione caratteristica del problema. Tipicamente, quindi, nel caso di un problema di lastra piana, la dimensione caratteristica è lo spessore della lastra stessa, quindi x con 0 è uguale a 3. Ora, l'altro criterio che può essere utilizzato per la scelta delle grandezze di riferimento è quello di semplificare la scrittura dell'equazione, ed è un criterio, per esempio, che viene applicato qui, dove sostanzialmente questo termine, θ0, viene scelto pari a rho c L quadro su k. In questo modo ho la possibilità di togliere di fatto dall'equazione tutto questo coefficiente qui. Capite? Perché si semplifica tutto. Ovviamente ricordando che k su rho c è pari a cosa? Alla diffusività termica. K su rho c è la diffusività termica, questo lo posso scrivere anche come L quadro diviso A, dove A è appunto la diffusività termica. Ok? Ed è facile dimostrare che questa θ0 è tempo, perché questa L quadro, una lunghezza al quadrato, è l'unità di misura della diffusività termica, qual è? Come ricordate? Metri quadri diviso secondo. Quindi metro quadro diviso metro quadro diviso secondo, otteniamo il secondo. E infatti questo deve essere un tempo di riferimento. Ok? Benissimo. Quindi questo termine scompare. Per quanto riguarda la scelta invece di delta t0, utilizziamo un altro criterio, e cioè scelgo delta t0 pari a t iniziale meno t infinito in modo da rendere molto semplice la scrittura della condizione iniziale, per cui scegliendo appunto delta t0 pari a t iniziale meno t infinito, la condizione iniziale diventa t star di x star 0 uguale a 1. Ok?
Ora, tutto chiaro? Dubbi? Facendo questa scelta di tutte le grandezze di riferimento, aspetto qualche secondo, vi do il tempo di scrivere, poi io modifico direttamente l'equazione sulla lavagna, voi magari la riscrivete sui vostri quaderni. Facendo quindi questa scelta, questo coefficiente qui scompare, questo termine diventa L quadro per il termine di generazione diviso K iniziale meno T infinito, la condizione iniziale si semplifica nella sua scrittura e diventa questa, la condizione al contorno del secondo tipo rimane uguale come già l'abbiamo scritta, mentre quella del terzo tipo diventa, sostituendo al posto di x0L al posto di delta t0 t iniziale meno t infinito, posso scriverla in questo modo. Allora, quello che ho scritto è dt star su dx star valutato in L su x0. Avendo scelto x0 pari ad L, ovviamente x star diventa pari a 1. Qui x star è pari a 1, qui è pari a 0. È uguale, qui non ho fatto altro che dividere per k, moltiplicare per L. Quindi h segnato L su k per t valutato in... Abbiate pazienza, qui ho scritto direttamente 1 θ star, ma in realtà è L θ, e qui siamo ancora nella temperatura dimensionale, T di L θ meno T infinito diviso T iniziale meno T infinito. Questa espressione qui non è altro che la temperatura dimensionalizzata, vedete là in alto, valutata sul lato destro del dominio, quindi in 1 al tempo θ star. Dovete tastare maggiore di 0. Ok? Tutto chiaro? Una volta risolto il problema dimensionalizzato, come detto, saremo in grado di ridurre molto di molto il numero di variabili indipendenti. Un altro aspetto però molto importante è che nella dimensionalizzazione del problema si individuano dei raggruppamenti adimensionali che hanno un significato fisico specifico. Ok? Nella dimensionalizzare il nostro problema di scambio termico conduttivo, i raggruppamenti adimensionali che individuiamo sono il numero di Pomerantsev, numero di Pomerantsev, che si indica in questo modo, il numero di Biot, e il numero di Fourier che è uguale al tempo adimensionalizzato, quindi teta su teta 0 ed è A per teta su L quadro. Questo è il numero di Fourier. Questi tre raggruppamenti adimensionalizzati
dimensionali, scusatemi, hanno un significato fisico preciso, o meglio un'interpretazione fisica precisa. In particolare, iniziando dal numero di Pomerastre, che è pari a termine di generazione della dimensione caratteristica al quadrato diviso k iniziale meno t infinito, questo può essere scritto come termine di generazione per una lunghezza al cubo, ho moltiplicato il numeratore per L, quindi faccio altrettanto il denominatore e scrivo k ed equato su L, perché questo ovviamente è L, si semplifica con l'L al cubo, rimane L quadro come all'inizio, per l'iniziale meno t infinito. Questa scrittura, il numero di Pomerastre, l'ho ottenuta semplicemente moltiplicando e dividendo il numeratore e il denominatore per la lunghezza caratteristica L, ci suggerisce che il numero di Pomerastre può essere immaginato come l'energia, tra virgolette, generata. Le virgolette sono dovute a tutto il discorso fatto prima sulla generazione di energia, tra virgolette generata per unità di tempo all'interno del volume, diviso l'energia ancora per unità di tempo che per conduzione viene scambiata dal volume attraverso la sua superficie esterna. Ok? Sì, quindi potrebbe rivederlo. Certamente. Allora, questo termine di generazione è una potenza per unità di volume, quindi scritto in questo modo è una potenza per unità di volume moltiplicato un volume, quindi è l'energia complessiva, non per unità di volume, che per unità di tempo, quindi una potenza, viene generata tra virgolette all'interno del volume complessivo, giusto? Diviso l'energia ancora per unità di tempo, potenza conduttiva, che entra o esce dal volume, quindi scambiata attraverso la superficie di controllo. Questa è, vi ricordate l'espressione dello scambio termico conduttivo K per A su L delta T? La fisica tecnica? Ecco, questa è proprio un'espressione di quel tipo, K per una superficie diviso una lunghezza per un delta T. Ok? Quindi il numero di Pomerastre ha questo significato. Quindi l'energia generata rispetto a quella scambiata per conduzione, per unità di tempo. Per quanto riguarda il numero di Fourier, questo è pari ad A per teta su L4, ricordando che la diffusività termica è K su rho C, quindi diventa K per teta su rho C L4, e allora qui posso scrivere K L4 su L per un delta T, così, diviso. Allora, qui ho L4 su L che è una lunghezza, quindi per mettere a posto le cose dal punto di vista dimensionale, qui avrò una lunghezza al cubo, in delta T, e il tempo lo porto. Allora, scritto in questo modo, al numeratore abbiamo ancora un'energia per unità di tempo che fluisce per conduzione nel volume attraverso la superficie di controllo, ok? Quindi l'energia scambiata per unità di tempo attraverso il meccanismo conduttivo, attraverso la superficie di controllo, e sotto invece cosa abbiamo? Rho, che è una densità per il volume, e la massa, ok? Massa per C, per delta T, è l'energia accumulata diviso il tempo. Quindi è la potenza conduttiva scambiata diviso la potenza accumulata all'interno del volume. Ok? Questa è l'interpretazione fisica del numero di Fourier. Infine il numero di Biot
H su K può essere descritto come H segnato L quadro diviso K L quadro su L, e questo invece può essere interpretato evidentemente come il rapporto tra una conduttanza convettiva diviso una conduttanza conduttiva, ovvero il rapporto tra resistenza interna o conduttiva diviso la resistenza esterna o convettiva. Ok? Chiaro? Ora, definiti questi raggruppamenti adimensionali sui quali torneremo più avanti, la soluzione adimensionalizzata che otterrò dalla risoluzione di queste equazioni sarà funzione dello spazio adimensionalizzato, del tempo adimensionalizzato che è il numero di Fourier, dell'eventuale termine di generazione, quindi il numero di Fourier, e del numero di più. Chiaramente ho ridotto e di molto il numero di variabili indipendenti, il numero di grandezze da cui la soluzione dipende. Ok? Prima erano 8, se ricordo bene, adesso sono 4. Ok? Ora, questa dimensionalizzazione ci ha portato quindi alla scrittura di queste equazioni differenziali che vedete con questi raggruppamenti adimensionali che abbiamo appena descritto, e ovviamente la risoluzione di questa equazione può essere ottenuta analiticamente o numericamente. I risultati possono essere presentati in forma tabellare, in forma grafica o un'altra forma. Okay? Dico questo perché per problemi semplici come quello che abbiamo appena visto, cioè una lastra indefinita immersa in fluido, o un cilindro di lunghezza indefinita immerso in un fluido, o ancora una sfera immersa pure lei in un fluido, quindi problemi riconducibili a casi monodimensionali in coordinate rettangolari, cilindriche e sferiche rispettivamente, è disponibile in letteratura una soluzione nel caso di assenza di termine sorgente e nell'ipotesi di ρ e C costanti, H uniforme e costante, D infinito uniforme e costante, mezzo omogeneo e isotropo, e assenza di effetti di bordo, perché voi sapete bene che trascurando gli effetti di bordo posso ritenere la soluzione monodimensionale, e lo ricorderete da fisica tecnica. In queste condizioni la soluzione per questi problemi è disponibile in forma adimensionale ed è presentata in forma grafica. È stata presentata nel 1947 da Eisler e sono noti come diagrammi di Eisler. Questi diagrammi vi faccio vedere velocemente, poi facciamo una pausa e continuiamo. Il computer è andato in standby, un attimo di pazienza. Ecco qui, ecco, questi sono i casi per i quali questi diagrammi, queste soluzioni in forma grafica sono disponibili, e qui abbiamo i diagrammi di Eisler relativi al caso di scambio termico conduttivo transitorio in lastra piana
con le condizioni al contorno che abbiamo visto alla lavanda. Quindi esattamente quel problema lì, ma senza termine di generazione. Ok? Quindi è quel problema lì senza termine di generazione. Questi diagrammi sono presentati in questo modo. Vedremo i dettagli tra un attimo. Comunque c'è un diagramma per ogni valore di x star. Quindi immaginate di prendere la lastra, affettarla, ok? E in corrispondenza di ogni fettina, quindi per ogni valore di x star, fornite il valore, l'andamento della temperatura dimensionale, eccola qui, rispetto al tempo dimensionalizzato, numero di Fourier. E il tutto è parametrizzato rispetto al numero di Biot. Questa soluzione, che sembra, voglio dire, dirci non tantissimo relativamente all'interpretazione fisica dei raggruppamenti dimensionali e all'approccio che noi dovremmo adottare nella risoluzione di questi problemi, ricordate sempre, non perdete il filo logico, che abbiamo iniziato la lezione ponendoci una domanda: quando è che posso utilizzare l'approccio semplificato, detto delle capacità concentrate, cioè quello basato sul bilancio di prima legge, e quando è che invece sono costretto a risolvere l'equazione differenziale con tutte le difficoltà annesse? Ok, questa era la domanda. Ancora non abbiamo risposto in realtà. Per rispondere stiamo procedendo lungo un percorso ben preciso. Quindi questi diagrammi in apparenza sembra ci diano questa risposta. Ma vedrete dopo la pausa che in effetti possiamo trovare la nostra risposta da questi diagrammi, quindi vale la pena guardarli con più attenzione. Ok? Facciamo una pausa e riprendiamo subito.